dopo gli anni che avete perso per il piano moschee, un piano moschee che è fallito e che prevedeva l'idea di mettere una moschea in via Esterle a 100 metri da un immobile come quello di via Cavezzali segnalato dall'antiterrorismo, cioè questa era l'intelligenza di quel piano moschee. Ci troviamo una giunta che brancola del muio, vabbè, il sindaco anche in questo momento non è in aula mentre si parla di un tema evidentemente secondario come quello dei luoghi di culto a Milano. E intanto ci sono ben 5 moschee abusive a Milano. Ricordo quella di Cavalcanti, quella di Cosenza, ma ricordo quella di Cavalcanti perché in campagna elettorale lo stesso Sala, che oggi non è nemmeno qui in aula, aveva promesso l'immediata chiusura. Risultato, è ancora lì aperta. Mentre, tra l'altro, per rispondere alla consigliera, io ricordo centinaia di persone musulmane in Piazza del Duomo per manifestare contro Israele, ne ricordo veramente uno sparuto numero, qualche decina di persone, dopo gli attentati del Bataclan. E allora io mi chiedo dove sono tutti questi moderati di cui tanto voi andate parlando, perché poi quando devono andare in piazza noi non li vediamo. E allo stesso modo, dato che ho sentito parlare della persecuzione dei musulmani che avviene a Milano e da parte evidentemente dell'opposizione, non mi pare che sia così. Uno, io mentre nell'ultimo mandato ero consigliere del ora Municipio 2, allora Consiglio di Zona 2, pensate che il Consiglio di Zona addirittura ha finanziato un corso di solo donne musulmane, e viva l'integrazione, un po' come la piscina di Sesto, insomma. E chiudo, a discriminare è probabilmente questa maggioranza che parla esclusivamente di musulmani, senza neanche citare, vado veramente a concludere, che per esempio c'è una chiesa ortodossa dove non è possibile la domenica andare lì e insomma andare ad entrare nella chiesa stessa perché la gente non ci sta più e ci sono i bambini sotto l'acqua. Allora di quella lì ce ne freghiamo tutti evidentemente, anzi voi ve ne fregate. Invece dei musulmani parliamo esclusivamente di quelli, però qualcuno mi viene anche a dire che sono